Salve amici, come state? Fatemi accendere la luce qua, va? Benvenuti sul mio canale Sam lo Stoico, Sam the Stoic. Ora, il tema del giorno è palestra. Ho deciso di non andarci più. Vediamo perché. Ok, un motivo più importante è che, diciamo, l'uso del bagno, ok? Vi faccio l'esempio di una situazione tipica. Esco dall'università, vado al parcheggio della palestra, parcheggio e dico: cacchio, devo fare number two, che sarebbe la popù, ok? E dico: la vado a fare in palestra? Assolutamente no, vado a casa, sto a 3 minuti di macchina di distanza, vado a casa, capito? Perché non mi sento confortevole, ok? Comfy, si dice in inglese. Nella palestra nel bagno della palestra, scusate, ad andare in bagno, capito, ragazzi? Sembra una stupidaggine, così. Ah, un altro motivo, quindi preferisco andare a casa. E poi magari dico: vabbè, ci andrò dopo, ma quando vai a casa, vai in bagno a casa, col cavolo che riesci per andare in palestra. Quindi questo è un motivo, il bagno. Secondo motivo, sempre legato alla sfera della digestione, le scoregge. Spesso quando sto sul tapirulan, io soprattutto faccio tapirulan, come vedete, e non ho un grande build, ok, non ho una grande composizione, statura fisica, ok, quindi quello che faccio più che altro è il tapirulan e spesso mi viene da scorreggiare, ok, come risolviamo il problema? Non si risolve. Cioè è una vergogna. A un certo punto mi ero portato uno spray in modo tale che dopo ogni scoreggia spruzzavo il body spray, ok? Il deodorante. Però anche lì fai ridere ai polli. Poi tra l'altro stai segnalando che hai scoreggiato praticamente. Se qualcuno non l'ha notato, te vedono lì con lo spray, lo stai segnalando ovviamente. Quindi che vergogna. E quindi così ragazzi, è un macello. Quindi due motivi finora abbiamo detto. E il bagno, quindi fare la pupù in palestra non è confortevole perché è sporco il bagno, ovviamente. E anche se lo pulissero, cioè, fa finta ci va un'altra persona, a meno che non riesce a beccare proprio appena l'hanno pulito, ma poi anche se l'hanno pulito bene, non lo so, te ci devi mettere delle chiappe, oppure la fai in piedi, come quando vado in aeroporto, ma la vedo se ho la casa a 2 minuti di macchina, vado a casa. Mi capite? Quindi quello è un motivo. Secondo motivo, le scoregge, che la gente ovviamente pure magari si stufa, perché non so se vi è capitato di avere qualcuno a fianco che scoreggia, dà fastidio, capito? Non gli dici niente, siamo tutti umani, ma dà fastidio. E io pure, però io, capito, so che non me la voglio tenere. Se sento che devo scoreggiare, non penso che faccia bene a tenersi le scoregge. Poi ne tieni una, ma se fai un'ora di tapirulan, quante ne tieni? 24? Capito? Te conviene a fare esercizi in un posto dove puoi scorreggiare liberamente. L'aria aperta, e qui andiamo al terzo punto, ok? Quindi io penso, se non vado più in palestra, devo fare esercizio o a casa o all'aria aperta. Ok, perfetto. Quindi i benefits, vediamo i benefits facendo il tapirulan e non avendone una a casa, quindi vediamo i benefits di andare all'aria aperta. Ok, i benefits quali sono? Allora, prima cosa, come vedete, io sono uno YouTuber. Se io vado all'aria aperta, ok, questa potrebbe essere un'occasione per fare più video. Quindi, ok, creazione di contenuti, che è la mia passione. Quindi vado, a parte che io ho preso casa proprio qui davanti al mare, dove ho delle passeggiate bellissime, quindi non devo neanche prendere la macchina volendo, posso fare anche sempre lo stesso, più o meno gli stessi percorsi, ma sono bellissimi. E lì verrebbe comunque dei contenuti sempre belli comunque, ok? Perché comunque non c'è mai lo stesso tempo, non c'è mai la stessa ripresa, la stessa luce, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, quindi creazione di nuovi contenuti legati all'attività fisica. Ottimo. Mentre se vai in palestra, quel tempo lì sicuramente non puoi fare video, non puoi fare niente, anche perché non so, a parte che non so un palestrato per cui non lo farei comunque. Perché appunto non ho nulla da insegnare, appunto, quindi non farei contenuti riguardanti la palestra. In secondo luogo, in palestra lì credo che non sia neanche possibile fare fa dei video, non penso che siano autorizzati. Comunque, quindi
Quindi il terzo punto è, poi tra l'altro, altro benefit dell'andare a fare passeggiate o corsi all'aria aperta. Vitamina D. Ok, prendi la vitamina D del sole, che è molto importante, e quindi questo è un punto a favore. Poi un'altra cosa, se stai ascoltando musica o audiolibri o video YouTube, ok, se vado in palestra, io ascolto sempre la roba mia, sì, con le mie cuffie, ok? Se io andassi in palestra, lì c'è la musica loro, che è sempre abbastanza forte, per cui devi mettere un volume tale da contrastare, ok? Da contrastare quello della palestra, per cui c'è anche il rischio che piano piano diventi sordo, tra l'altro, ok? Perfetto. Quindi questo è un altro motivo. Poi quali sono gli altri motivi? Poi gli esercizi a casa. Io ho comprato negli anni vari attrezzi, ok? Per cui ho due dumbbell, ok? Da 12 kg l'uno, e con quelli posso fare le braccia, posso fare il petto, posso fare le spalle, posso concentrarmi su quello. C'ho un box di quelli che si comprano al Lidl, dove si mettono le cose dentro, che è abbastanza leggero, ma è anche allo stesso tempo resistente, finora non si è rotto mai, che io uso come fosse una piccola panca. Quindi mi metto lì, poi uso una sedia per mettere la testa e posso fare le mie, capito, il mio petto lo posso fare lì, perfetto. E se in piedi faccio, come ho detto, le braccia, le cose, ok. Certo, è limitato, poi è limitato al peso che ho, ma per adesso quei 12 kg l'uno mi bastano ed avanzano. In passato facevo anche di più, in passato, poi non so se perdendo peso e anche perdendo l'abitudine, cioè non essendo che so molto costante in queste cose, purtroppo per il momento sono più che sufficienti, cioè ancora faccio fatica a farli, capito, questi 12 kg per braccio. Per cui cos'altro? E niente, posso fare le flessioni, c'ho anche due tipo manubri, come si dice, che li metti a terra e fai le flessioni volendo. C'ho quella specie di rotella per fare gli addominali, c'ho il tappettino per, appunto, per stendermi se devo fare qualcosa, se voglio fare la bicicletta lì, tipo, ok, perfetto, eccetera eccetera. E altre cose uno volendo le può anche comprare, a volte vai al Lidl, le trovi, e volendo, no, ecco. Questo cosa mi aiuta ad essere molto più indipendente, tra l'altro, e diciamo a fare esercizio tutte le volte che sono a casa, ossia sempre, cioè, capito, stai per andare a lavoro, c'hai 10 minuti, fai un po' di esercizio, mentre se devi andare in palestra non ci vai per 10 minuti, tendo cazzo vai, scusate, ecco, seguimi, no, non mi segue più, ma porco, mi viene da bestemmia, guarda, scusate ragazzi, dicevo, capito, scusatemi ragazzi, avevo la faccia con un auto tracking, con capito, che mi seguiva il gimbal, a un certo punto la vedo che è andata per i cazzi sui. Ci vuole tanta pazienza con questa tecnologia, ragazzi, ci vuole tanta pazienza. Quindi detto ciò, dicevo che praticamente questa è la situazione. Quindi a casa ho tutti i miei attrezzi e dicevo, c'hai molte più occasioni per fare esercizio, tra l'altro, quindi questo è molto positivo. Poi ascolta la roba che ti interessa, poi fa le faccende a casa, lavi i piatti, fai un po' di pesi e poi dai la scopa, studi un po', ti alzi in piedi, fai un po' eccetera eccetera, e poi ritorni a studiare, leggi un libro, capito? Mentre il fatto di andare in palestra, capito, come ti posso dire, devi sempre, come dire a te stesso, devo trovare 2 ore, perché comunque 2 ore ce le vuole, per andare, se fai un'ora del tapirulan come faccio io, ci vuole 2 ore, tra che te cambi, tra che eccetera eccetera, poi magari dopo il tapirulan fai anche qualche altro esercizio, 2 ore le devi mettere in conto, o anche il fatto di andare e tornare, per esempio, capito, e poi le devi fare la doccia, perché comunque hai sudato, e comunque la fai comunque anche a casa la doccia, però come posso dire, la fai quando cazzo te pare la doccia, magari a casa, non la devi fare per forza tornare a prendere, non lo so. Insomma, ci sono vari punti positivi, ok, del fare esercizio a casa, ok, ci sono varie cose positive. Ora un po' il mio anello di matrimonio, scompaglio, immaginate. No, lo metto qui perché questo è grosso, ne avevo comprati, cioè non è, vabbè, lasciamo perle. Cos'è che volevo dire? Ok ragazzi,
Quindi questa è la situazione, ok? Sì, ci sono molti benefits nel fare esercizi a casa piuttosto che in palestra. Ovvio che se uno vuole diventare Mister Olimpia, vuole diventare grosso un bel po' e super figo, te conviene andare in palestra. Ma se uno ha una vita come la mia, molto impegnata, con tanto lavoro, con tanto studio e tante altre cose, viaggi per andare a trovare la moglie e il figlio, eccetera, eccetera, la palestra diventa importante, nel senso che è importante fare esercizio, ma non così prioritaria, capito? Certo che se uno vuole avere il fisico super mega scolpito e vuole fare sto tipo di muscolo e sto tipo di muscolo, ovvio, forse ti conviene andare in palestra, capito? Ma esatto, capito? Quindi questo è come la vedo io. Fatemi sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate? Pensate che sia utile anche per voi stare a casa? Voi andate a casa, andate in palestra, cosa fate voi? Fatemelo sapere nei commenti e niente, per il momento vi saluto, iscrivetevi al canale e condividete il video. Ciao!